Allora, la cittadina si disarticola tutta qui dietro al pezzo, questo pezzo di molo, di porticciolo. Dovrebbe essere tutta qua dietro e sono tutte piccole stradine, tutte chiuse al traffico. Questo da quello che ho studiato e da quello che mi ha detto il tizio, che è appunto ZTL. Poi ci sono dei lunghi viali, ma temo che vanno dietro la zona del centro. Ne ho visto sulla mappa, ma temo che siano dei viali di fuga per le macchine e non di tipo pedonabile o turistico. Il bello è che qui, prima di entrare dentro, qui a destra c'è un lunghissimo molo e che va proprio in mezzo all'acqua, ma sulla mappa va molto in là. Ecco, infatti è lunghissimo. E penso che adesso farò questa bella passeggiata. La parte finale è chiusa. Facilmente la giravi l'ostacolo perché vedo che si passano degli scogli esterni sul cancello. C'è uno che pesca, però si è vietato, vietato. Piazza un colpo, è la parte finale del molo. Hanno preso il tè. Mi è cascato il tè. Ecco, volevo farvelo vedere. L'ho preso proprio lì all'ingresso del paesetto di Alghero. È bellissimo lì dentro. Ci sono dei ristorantini, però adesso ci andiamo perché volevo venire qua prima col sole. Ecco, questa è purtroppo si arriva fino a qui e tutto il resto là è interdetto. Salito su una scaletta che porta proprio su quel muraglione. E qui c'è un pezzo del castello. Bello però. È proprio una specie di castello sul mare. Dopo scoprirò dalla mappa turistica come si chiama. Sono anche dei gattacci che qui si mangiano il pesce. Qui si va su, però c'è troppo vento adesso. Magari torno dopo cena, quando è tutto buio e ti puoi tranquillamente rompere entrambe le gambe. Ed ecco la pericolosissima scaletta, scavata proprio nella roccia. E qua sopra c'è il castello. Ok, questo è un negozio di dischi. Ce ne sono pochissimi, penso, al mondo. Come i negozi che vendono e noleggiano i DVD. Per trovarne uno, beh. Eccoci qua. Porca, speriamo che non ho la borsa con me, quindi non ho né la batteria per ricaricarla né la schedina di riserva. Devo anche mettermela in tasca, visto che non pesava molto. Hai capito? Ste sarde, ste sardelle. Ci sono delle gabbiette appese. Qui è l'ingresso è eccezionale, non so se continua così però. Qua dietro sono dei ristoranti. Qui ho preso il tè. Anche qui ci sono altre gabbiette appese. Dov'è?
La grotta. Negozi. Le cartoline per la mia collezione, adesso è un po' presto. Alghero, Alghero, Alghero. C'è i porci e le pecore anche. Sono delle bambole là dentro, sono souvenir. La famosa bandiera sarda, quella. Wow. Eccolo, questo è il posto con i negozi. Non avevano detto che erano tutte piccole stradelle. Adesso ci addentriamo. Ho beccato già due o tre persone che hanno detto aio. È una specie di chiesa, stanno entrando, è sabato. Entrano in questa specie di chiesa. Questo è un baretto con le casse a posto delle sedie. Mi si è sbiellato l'osmo pocket, ecco, adesso l'ho ribeccato. Stintino, Stintino dovrebbe essere una spiaggia, me ne ha parlato anche quello che mi ha smollato l'appartamento. Dice Stintino va a numero chiuso, bisogna prenotare, ma io non è che vado in spiaggia. Devo indagare meglio. Stintino l'avevo segnalata come. Parlano tutti di sta Stintino. Wow, laggiù c'è una chiesa coloniale come quelle che ho visto in America. Dove l'ho viste queste in America? Con le campane, la campana sopra scoperta, fortissima, è tipo spagnolo. Però non c'ho voglia di arrivare fino laggiù. Giumente. C'è un pozzo. Questa trattoria vine bar. Bar del vino. Questo è il pozzo. Trattoria pizzeria. Questa ce n'è un'altra. È pieno. Alla fine penso le farò tutte. Così le compariamo. San Giovanni là non era male, però è un po' costoso. Adesso vediamo qui. Quest'altra si sono lo stesso. Dello stesso tenore. Oh, mi aveva dato uno strano. Ecco un altro ristorante, un altro vicoletto carino. Qui c'è un odore pazzesco. Madonna, ah, qui fa la paella, fanno un sacco di paelle, anche là c'era un coso che faceva solo la paella. Eppure il ristorante normale c'era la paella. Però adesso a me la voglia di paella. Tramonto con aperitivo. C'è i cannoni qua. Però sto sopra dove stavo prima. E ci sono i cannoni. E c'è anche questa passeggiata qua. Non male sto posto, non male. Adesso posso fare questa passeggiata. Ma no! Allora, qui sono tutto intorno al centro storico che si sviluppa a sinistra. E la via principale con i negozi ancora non l'ho fatta perché sono stato attratto da. Probabilmente molte vie sono secondarie senza niente dentro, come questa. Probabile. Vabbè, scopriremo piano piano. Adesso sono attratto dalle zone col sole. Sentivo la mancanza del sole. Bello qui. C'è il gelato, sì, è il momento del gelato. Tanto ormai la farò poi uno spuntino di mezzanotte. Dove
Allora, ho preso un gelato e quindi non gli ho fatto vedere tutto un altro bellissimo pezzo di questa specie di lungomare con scogliera. Allora, là ci sono delle bancarelle e dovrebbe essere proprio la parte finale. Mentre che quello che non abbiamo visto, ma nei prossimi giorni ci si ripasserà altre volte, è tutto questo pezzo qui. Il gelato l'ho preso laggiù in fondo là. C'era una balestra di legno, un altro ristorante, una gelateria, un'edicola chioschetto, la prima che vedo da queste parti. C'è una farmacia lì. Bello, come passeggiata, va bene, ci siamo. Posso passarci anche tutte le serate qui. Inizio da giù in fondo, arrivo fino a qui e torno indietro. Posso fare anche 20-30 km. Andata e ritorno, chiaramente. Questo è un istituto alberghiero.